Caltanissetta protagonista, i rappresentanti del Comitato Nazionale Così No e gli altri comitati del No, sabato 5 e domenica 6 novembre scenderanno in piazza tra la gente per spiegare i punti essenziali del referendum per il quale gli italiani saranno chiamati alle urne il prossimo 4 dicembre per rispondere al quesito sulle disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento del costo di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNL, ovvero il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, e la revisione quinta della parte seconda della Costituzione. Per l'occasione saranno infatti allestiti in corso Vittorio Emanuele e in piazza Falcone e Borsellino dei Gazebo per spiegare le ragioni del no per la riforma della Costituzione, anche tramite la distribuzione di volantini. Sabato alle ore 16.30 fino alle 20.30 saremo in corso Vittorio Emanuele con un banchetto informativo, come ha detto lei, non soltanto Caltanissetta protagonista ma anche altri comitati spontanei e altri gruppi politici che chiaramente voteranno e faranno votare no al referendum. Saremo anche domenica alle 9.30 fino alle 13 in piazza Falcone Borsellino, sempre con questo chiosco informativo, e spiegheremo ai cittadini le ragioni appunto del no. È una cosa che dobbiamo per forza fare, perché anche i mass media in alcuni aspetti non specificano bene cos'è che si va a votare, e pensiamo che con un volantinaggio, ma soprattutto incontrando le persone de visu, possiamo essere molto più diretti e spiegare le ragioni del no. Perché voi siete a favore del no? Ma siamo a favore del no perché soprattutto questa riforma costituzionale che deve essere fatta, non deve essere fatta in questa maniera, perché le riforme bisogna condividerle, e secondo noi questo non è proprio una riforma condivisa. E poi dobbiamo spiegare bene che i luoghi comuni, come per esempio il taglio dei costi alla politica, in realtà è una bufala, e noi spiegheremo il motivo perché è così. E anche il fatto del bicameralismo perfetto che esiste in Italia è giusto che venga mantenuto, e che questa forma di Senato che invece vuole proporre Renzi e chi comunque voterà il sì non è per nulla una cosa che ci sta bene.